Il concetto qual è? Che io devo stare attento su cosa io mi focalizzo, perché sarà quello che determinerà la mia realtà. Quindi la qualità della nostra vita è direttamente proporzionale a che cosa? Agli stati d'animo che proviamo maggiormente. E che cosa c'entra la focalizzazione sul mio stato d'animo? Se io mi focalizzo su cose che vanno a confermare un mio stato d'animo negativo, avrò questo stato d'animo. Per esempio, questo atleta, che cos'è che sta facendo? Lui si sta concentrando su un qualcosa prima di iniziare una competizione, ok? È molto semplice. Una delle differenze tra un buon atleta e un atleta mediocre sta proprio sulla parte della focalizzazione. Se riesco a focalizzarmi solo sull'essenziale, su quello che mi serve per esprimere le mie migliori potenzialità in quella determinata competizione, in quell'evento, allora io mi avvicino al mio potenziale. Ma se io ho una debole concentrazione e mi faccio influenzare da emozioni esterne, da cose che non c'entrano niente, perché io inizio a farmi travolgere da qualcosa che non c'entra niente con la mia prestazione, allora non riuscirò ad esprimere il mio massimo potenziale e quindi a non esprimere quello che veramente posso.